Facciamo suonare lì. Che ombrello, dico. Non ti preoccupare.
buongiorno a tutti, un saluto, un'emozione fortissima, un saluto ai bambini, un ringraziamento la professoressa Pinto, alle autorità civili e militari che sono a noi, come dire, un'emozione molto forte, ringrazio di nuovo le autorità civili e militari che sono qui in questa scuola, nella nostra scuola, ringrazio la professoressa Torrani che in questi giorni si è dedicata con grande energia per la realizzazione di questo momento. Il mio saluto è brevissimo, cito soltanto il Presidente della Repubblica Carlo D'Azeglio Ciampi che nel 2004 ebbe modo di rivalutare i valori patri con un messaggio agli italiani in cui ripropose questa giornata rafforzando il significato di giorno del ricordo dell'unità d'Italia e giorno di festa per le forze armate. Grazie ancora e passo la parola al sindaco. Buongiorno a tutti e grazie. Grazie al dirigente, alla scuola. Bimbi, un attimo di pazienza. Vi chiediamo un altro minuto di pazienza, siete stati bravissimi. In questi momenti si capisce che forse insegnare è uno dei mestieri più difficili che possa esistere, ma che è una delle fasi più importanti della vita che appartiene ad ogni ragazzo, ad ogni bimbo. Io voglio, scusatemi, mi metto nella posizione del dirigente per non dare le spalle a nessuno, saluto tutti, consiglieri di maggioranza e opposizione, assessori, le forze dell'ordine, sempre presenti. Lo ricordiamo soprattutto la vicinanza e soprattutto ricordiamo la loro vicinanza alla popolazione. In questi giorni in cui abbiamo vissuto il dramma dei furti, in cui tutte le forze armate a vario titolo si sono prodigate per quanto riguarda quello che era il contesto che vivevamo, di mancanza di tranquillità, di mancanza di paura, soprattutto di ansia. Questo per dirvi che cosa? Che le istituzioni e soprattutto le forze armate devono essere vissute da parte nostra e da parte vostra come un riferimento, come un punto a cui rivolgersi, non viste come un ostacolo oppure come qualcosa da cui essere distanti. Io penso che questa giornata, al pari del 25 aprile, al pari del 2 giugno, debba renderci orgogliosi di essere cittadini italiani, di essere laurioti, e noi con il nostro gesto, la deposizione dei coroni al monumento ai caduti, per i caduti delle guerre, delle due guerre mondiali, diciamo, ci sono i caduti della guerra del 16-18, ma ci sono anche i caduti del bombardamento 7 settembre 43, come i caduti coloro che partirono per le guerre e non sono tornati mai più. Il messaggio che vogliamo darvi e che voglio darvi è quello di crescere all'interno di un contesto che sappia che i riferimenti e le fondamenta sono le istituzioni. Viviamo un periodo in cui si cerca di bypassare tutto, un periodo in cui si cerca di fare del qualunquismo e della non affidabilità delle istituzioni il punto di riferimento. Il mio messaggio è quello di dirvi che le istituzioni siamo noi, anche attraverso il nostro atteggiamento, anche attraverso quello che riusciamo a mettere in campo. E uno degli aspetti fondamentali è la formazione che deve insegnarci che il rispetto, il senso del sacrificio e soprattutto del dovere sono degli elementi fondamentali che contraddistinguono l'operato di questi uomini che abbiamo qui, che ci rendono orgogliosi di far parte della nostra Repubblica e che soprattutto danno la dimensione che lo Stato è vicino al cittadino ed è per il cittadino. Grazie a nome mio personale e come sindaco, ringrazio anche l'ANPI per le battaglie che da sempre fa per quanto riguarda i ruoli istituzionali e il rispetto di quelle che sono state quelle tragedie che hanno offuscato quella che è stata la nostra Repubblica in un ventennio buio che ci auguriamo non si ripeta mai più. Buona giornata delle feste armate e soprattutto bimbi, divertitevi, godetevi questi momenti, ma sappiate che comunque le istituzioni sono il punto di riferimento per ognuno di noi e per il nostro contesto cittadino. Grazie.
Bene, adesso ci sarà la lettura di una canzonetta di Ugo Betti da parte dei bambini della quinta classe della scuola primaria. Prego. Presenta la sua fragilità, fratelli.
Nel 1914 scoppiò la prima guerra mondiale e nel 1915 anche l'Italia entrò in guerra. Il fronte era lontano dalla Ulivo, ma molti furono i giovani laureati che, partiti militari, non tornarono più a casa. Oltre 100 furono i morti, fra i 18 e i 40 anni. Molti furono i soldati laureati che eroicamente compirono delle gesta degne di nota. 9 di essi furono premiati con la massima onorificenza, la medaglia al valore militare. I nomi. Capitano Ambrosino Laggia. Capitano Pasquale Rossi. Tenente Domenico Cosentino. Soldato Lorenzo Brancato. Soldato Nicola Carlomagno. Soldato Pasquale Di Lascio. Soldato Alfonso Fittipaldi. Soldato Giacomo Gallo. Soldato Gaetano Lanziani. Ancora una volta, dunque, i laureati mostrarono la loro natura audace e virtuosa. Volendo testimoniare lo stato d'animo e la devozione dei genitori di coloro che partivano per il fronte, riportiamo la lettera scritta da una mamma della Ulivo al proprio figlio al fronte. La Ulivo, 13 maggio 1916. Amato figlio, ricevei la tua cartolina e voglio trattenermi un po' più a lungo con te. Ricevei anche una lettera dove non puoi credere quale sorpresa e gioia fu per me vedere la tua bella e cara fotografia, che in quel momento fu per me tua prova parlante. Non puoi immaginarti, caro figlio, quante volte vado a vederti, quante raccomandazioni vorrei farti, di evitarti, se vuoi, qualche pericolo. Io prego il Signore di sorvegliarti. Speriamo intanto nell'aiuto divino e nel nostro protettore San Nicola e nel servo di Dio. Ti accludo a questa anche una figurina, raccomandati a lui. Ti raccomando, figlio mio, iscriversi sempre, perché solo nel momento in cui leggo i tuoi scritti, per il momento mi calmo quel pensiero. Vorrei prolungarmi più a lungo. Ricevi intanto i saluti e baci da papà e da zio. Abbracciandoti ti benedico, tua affezionatissima madre. Questa lettera è tratta dal libro La Ulivo dell'avvocato Antonio Boccia. Articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia difende la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. L'istituto che ci ospita, al sindaco, ai rappresentanti di tutte le forze armate qui convenute, e come ci ha ricordato il sindaco, sono posto a presidio delle istituzioni della Repubblica Italiana. Oggi ricordiamo la festa dell'unità nazionale e delle forze armate. Per un periodo, come ricordavo poc'anzi anche il dirigente scolastico, questa ricorrenza era passata in secondo ordine, almeno dal 77 in poi, quando sul calendario il 4 novembre non era più segnato rosso. Però questa è una festività, è una ricorrenza che è stata istituita esattamente 100 anni fa, nel 1919. E ricordando ancora 100 anni questa data, è perché finalmente nel 1918 si era conclusa la fase dell'unità d'Italia con la riconquista
di Trento e Trieste. Non a caso la prima guerra mondiale per noi italiani è come se fosse stata la quarta guerra di indipendenza. E però, come dicevo, negli anni sembrava che questa fosse una ricorrenza ormai in disuso e da mettere nel dimenticatoio. E però l'importanza che è stata ridata dopo l'intervento egregio dell'illustrissimo presidente Ciampi, non a caso partigiano, non a caso combattente nella seconda guerra mondiale, fa così che noi oggi ricordassimo con molto piacere il sacrificio di tutti i nostri soldati feriti nelle due guerre mondiali e ricordassimo anche non solo loro ma anche tutti i combattenti, reduci e feriti, nonché i loro familiari che ancora oggi li piangono. Vorrei porgere un ultimo saluto a tutti i cittadini che ogni giorno si riconoscono nelle istituzioni repubblicane, li rispettano e fanno sì che la nostra Italia, il nostro paese possa crescere e possa crescere con la volontà di ripudiare la guerra così come è stata scritta, così come è scritta nella nostra Costituzione. Queste sembrano parole un po', come dire, passaticce, però se solo pensiamo che in questo momento nel mondo ci sono attive ben 60 conflitti di cui ormai i media non parlano più o ne parlano pochissimo e soprattutto in un momento in cui siamo passati, almeno io con la mia generazione, facciamo le lotte, ci battevamo per il sociale e siamo passati però dal sociale ai social, ma con i social mi pare che abbiamo fatto l'unica cosa, abbiamo fatto rinchiudere in se stessi, ci siamo chiusi, più esatto dire, in noi stessi, dialoghiamo poco tra di noi e soprattutto i ragazzi, usando in maniera eccessiva i social, si estraneano da quello che è la realtà. Quindi credo che in questa direzione, so che gli educatori di questi istituti fanno, lavorano in questa direzione per far sì che i ragazzi crescano con l'idea di usare i social in maniera intelligente. Io mi auguro che loro, che sono il nostro futuro, crescano veramente con la convinzione che la guerra ormai è un fatto che non si debba più ripetere, è un'idea che deve passare, non deve più entrare nei loro cuori e quindi mi auguro che la nostra società, che ha bisogno di loro in maniera veramente vitale, possa crescere più sana, più giusta e possa rafforzare le istituzioni repubblicane dell'Italia e perché no dell'Europa, perché noi non dobbiamo dimenticarla, oltre che rispetto delle istituzioni italiane, siamo tenuti anche al rispetto delle istituzioni europee. Un grazie vivissimo di nuovo a questo istituto che per inciso è stata anche la mia scuola. Grazie. Interventi. Aiutano i bambini con le musiche perché è considerata la situazione meglio, ricanderanno l'intervento. Va bene, d'accordo, grazie a tutti per essere intervenuti.
anche le sue. Dei bambini, non posso che non dire grazie a loro, alla collega che si è immolata per fare tutto questo lavoro e tutte le altre che si sono resi partecipi in questa che doveva essere una mattinata dedicata alla nostra Unità d'Italia e alle Forze Armate. Grazie, grazie, grazie per tutto quello che avete fatto. Bravissimi, siete stati bravissimi, bravi.